Ed ecco che appena dove c'è un cartone compare un gatto. Ma buonasera, gatta menina. Cosa sta facendo lei oggi? Siamo qui a far vedere l'ultimo box ricevuto da Yves Rocher per vedere un po' insieme i prodotti che mi sono arrivati. Partiamo da un grande classico che andiamo a provare per la prima volta, che è questo shampoo antiforfora di Yves Rocher. Con doveva essere scorza di melagrana. Sono molto molto curiosa di provarlo e forse erano addirittura in offerta. Sì, forse 2 a 5 euro, quindi ne ho presa addirittura 2, quindi speriamo sia buono perché altrimenti non è bello. Poi questa crema nutrizione. Quindi estratto di avena, pelli molto secche. Senza olio minerale, senza coloranti, senza parabeni, corpo in ecotubo ed è anche abbastanza grande, 200 ml, niente male. Vediamo un po' cosa ci dice dietro. Nutre e ammorbidisce le pelli molto secche. Intanto il gatto fa cadere tutto, yeah! Poi due prodotti per la cura del viso, che sono una, il Sensitive Vegetal Latte Detergente Lenitivo. E qui ci dice. Non vedo l'italiano perché protegge e calma la pelle. In realtà non c'è l'italiano qui. Ed ecco, vi faccio vedere un attimo gli ingredienti. Non sembra niente male questo, almeno non vedo siliconi. Ok. E in secondo luogo l'acqua micellare, sempre della stessa linea Sensitive. Perché sta miagolando questa gatta? Eccola qui. Quindi queste due confezioncine, anche questa era un'offerta, tante volte ci sono queste promo. Poi mi sono presa questo fantastico bagno doccia al Monoi, profumo meraviglioso. Questa confezione non mi convince tanto, infatti pensavo fosse di una forma diversa. Sul catalogo sembra di un'altra forma, invece mi hanno rifilato questa confezione che non mi fa impazzire per gli shampoo, i balsami e tutto quanto. Poi ho preso una combo per la mia cara amica Pami, quindi finirà lei questa di solita maschera e l'esfoliante. Poi c'è dentro questo fantastico catalogo della festa della mamma, una copertina molto molto carina. E questo parte dal 6 aprile. Ho altri prodotti qui. Questo è il Pure Light fondotinta cushion. Mi spiace di non aver aperto la confezione, magari poi alla fine lo riguardiamo e lo apro così ve lo faccio vedere. Poi c'è sempre con una mano. Questa fantastica cipria, che in realtà io pensavo fosse una piccola confezione, ma è una confezione abbastanza grande, se guardate le dimensioni della mano mi vedo anche io. Che provo ad aprire ora. Aspettate, eh. Eccola qua. Quindi la cipria, abbastanza chiara, col suo pennellino e un mega specchio, cioè veramente grande, mi vedo. Ciao! Ciao! Ed eccolo qui. Quindi niente male, non vedo l'ora di provarla. Perché avevo terminato quella di Nelly Cosmetics che mi si è distrutta, diciamo. Poi qui ho il blush, questo è per la mia mamma, in questo color rosa molto vivo. Veramente intenso, l'altro che avevamo preso l'altra volta alla fine lo sto usando io perché è un rosa tenue, mentre questo è molto più acceso, ora ve lo faccio vedere. Eccolo qui, un bel rosa intenso. Vediamo se riesco a fare un mini swatch, tanto voglio dire su. Ecco, sì, già mi pare che si mette a fuoco. Che come colore non sia niente male, soprattutto sia abbastanza intenso. Già ho le mani rosse, ma non importa. Quindi è lui. E il colore è, ah, vi faccio vedere i colori. Questo colore è Rose Vif, mentre questo della cipria, che comunque è la più chiara, era Beige Clair.
Poi ho comprato finalmente con grande orgoglio questa crema che è della linea Bio, Culture Bio, infatti è certificata Bio Cosmetiche EcoCert, ed è la crema notte all'estratto di alfalfa bio ed erba medica. Ha un profumo molto erboristico, diciamo, e mi piace tantissimo. Ho già iniziato a usarla, ve l'ho rimessa nella confezione. Qua vedete un attimo tutto quello che dicono. Io ho preso quella da notte perché tendo a usare molto più facilmente la crema da notte, e quindi poi mi rimane tutta notte, mi sveglio con la pelle bella distesa e mi sta piacendo tantissimo. È al tatto, diciamo, molto densa. Non è una crema leggera, una crema che la sentite bella consistente. Per il giorno non andrebbe bene, anche perché ci impiega un po' ad assorbirsi. La confezione viene così ed è anche molto carina, un bel barattolino. E niente, approvatissima per ora. Poi vi farò sapere più avanti un po' come va l'uso e se finirà nei preferiti. Poi abbiamo questo pacchetto con ancora una matita. Queste sono quelle automatiche, diciamo che tutti coloro che l'hanno provata si stanno trovando bene. Questo è il color brunette, brun 06, a me serviva anche il nero ma era temporaneamente esaurito. E poi mi hanno dato campioncini. Questo è un campioncino dello shampoo, e del loro shampoo diciamo più consigliato perché è quello con pochissimi ingredienti, diciamo, chimici all'interno, quindi della loro linea sicuramente uno dei più naturali, ed è questo per i capelli molto secchi. Io non vedo l'ora di provarlo. E poi ci sono diversi campioncini, delle creme, queste serum vegetal, queste sono per le pelli mature, diciamo delle creme da giorno più che altro, per il trucco, anche perché hanno comunque ingredienti che vanno a rendere la pelle uniforme, senza imperfezioni, perfetti nella fase in cui ci si va a mettere la crema prima di truccarsi. Poi sono stati gentilissimi perché mi hanno inviato, oltre al catalogo, anche un altro catalogo della guida viso. E la guida viso spiega un po' tutte le linee che hanno, un confronto fra i prodotti, quindi è sempre molto utile da tenere un po' come strumento. Niente ragazze, questo è tutto, ora vi faccio vedere il fondotinta. Ed ecco qui il fondotinta, si presenta così quando lo aprite. Ci ho messo 3 ore a aprire la confezione, è molto molto salda, diciamo, è ben chiusa qui all'oghino. È compatto perché sta in una mano. E non mi dispiace che sia bianco perché così anche nelle pochette salta all'occhio subito. Poi aveva lo specchietto tutto coperto da una plastichina che quindi ho dovuto togliere. Questo ho già swatchato il colore, giusto per farvi vedere. È col sottotono giallo e questo è il color beige 200, abbiamo detto. Con la sua spugnetta che vado a togliere. E sotto c'è il prodotto, anche questo era chiuso ermeticamente stra benissimo. E questa è la spugnettina dove andate a intingere la vostra spugnetta superiore. Io questo inizierò a usarlo da domani e sono curiosa un po' di vedere come mi trovo. Vi faccio vedere anche di costo gli ingredienti, che so che è una cosa che può essere molto interessante. Vediamo che al secondo posto c'è la glicerina, quindi non è male. Poi ci sono un po' di olietti, c'è comunque anche qui degli ingredienti ovviamente non naturali, però diciamo che ho visto inci peggiori. Quindi stracuriosa di provarlo. Vi volevo dire che poi a brevissimo ci sarà un giveaway, sto collezionando dei prodottini per voi da regalarvi e colgo l'occasione di salutare una ragazza che mi sta scrivendo sempre ultimamente, che si chiama Chiara, anche se è un nick stranissimo. Io ti saluto, ti ringrazio e ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!